giorno, poi ci spiegherà meglio lo chef. Andiamo stesa per bene e procediamo. Intanto controlliamo anche il primo. Controlliamo il primo, vi ricordiamo, gratin di pasta ricco di altri ingredienti. Pronto? Pronto? Ecco, si è vergognato il nostro amico, la nostra amica, è stato un po' timido. Capita. Abbiamo fatto una rondella. Oltre ad essere bravo, questo cuoco è anche super veloce. Fa delle cose. Spiti Gonzales. Sì, pronto. Ciao Rossella. Buonasera. Sono Maria da Gioia Tauro. Buonasera signora Maria, benvenuta. Grazie. Mi dica. Io volevo domandare. Sì. Che nella pentola dove c'erano i cisoni di pelle. Sì. Il cuoco ha messo un bicchiere di che cosa? Di brandy. Di brandy, di brandy. Ah, ecco, perché non capivo cos'era. Sì, sì, l'abbiamo detto, sì, c'era, non l'abbiamo ripetuto poco fa, quindi era sfuggito a me. Era il brandy, sì, sì, signora. Sì, grazie. Okay. Grazie a lei, prego, signora. Signora, buona serata. Bene. Un bicchiere di brandy nei piselli, quindi è uno degli ingredienti che vi abbiamo detto nella ricetta, tra gli altri ingredienti. Intanto stiamo facendo diamo una forma circolare a questo impasto, diverse rotelle, per fare i panzerotti. Pronto? Pronto. Buonasera signora. Buonasera signora, senta, volevo sapere dove è andata a finire la signora Yolanda. Dove è andata a finire signora? Non lo so, me lo dica lei. C'è, sta benissimo, questo pomeriggio è stata con noi in diretta dalle 14 alle 16. Quindi... Va bene così. Sì, sì, come si chiama va lei bene. Signora? Come va si bene, chiama? Rossella. Come si chiama lei? Io Daria. Daria, così la signora Yolanda, se ci sta seguendo, come penso che sia, almeno ha il piacere di sapere chi ha chiesto di lei, visto che è una persona molto carina. C'è, dei nostri sempre, signora? La ringrazio, signora. Grazie, buonasera. Grazie a lei. Salutiamo la carissima signora Yolanda Rubino, che oggi pomeriggio è stata con noi in diretta dalle 14 alle 16 a Cuisine Arts. Ci ha preparato a modo suo il morcello, con qualche suo suggerimento, poi ci ha fatto una bella pasta zitta con melanzane e poi anche io l'ho aiutata a fare delle barchette alla Cuisine Art di frutta. Vi ricordiamo anche dalle 12.30 alle 13.30 l'appuntamento con MasterChef in un'altra fascia oraria. Pronto? Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Sono Rossella, vorrei fare un saluto ai miei cari amici che sono qui presenti nello studio. Ah, salutali pure, li vedi? Li hai visti quanto sono belli stasera? Sì. Sono bellissime. Rossella, ti chiami tu, hai detto? Sì, per gli amici posti. Per gli amici posti, benissimo, simpaticissima. Bene, guardali. Grazie. Continua a seguirci così li vedrai anche quando assaggeranno qualcosa, va bene? Vediamo se saranno un pochino imbarazzati o no. No. Ciao, grazie. Ma non credo, siete così disinvolti ormai, vero Saverio? Sì, ormai siete tranquilli, l'emozione della di diretta è trattata. Se giovani amici che vengono da Girifalco. Quanti anni avete più o meno? 17, 23, quindi siete misti. 23 veramente? Sì, 23. Va bene, ti credo, ti prendo in parola. Va bene. E da questa parte? Pure 23. 23, anche voi maschietti, sì. Lui un po' che te ne di più. Un po' di più, quanti? 26. 26, sei un bel giovanotto anche tu. Noi vi ricordiamo cosa stiamo facendo, un gratin di pasta con prosciutto cotto, prosciutto crudo, piselli, e che cos'altro? Provola e besciamella, un piatto ricco. Che voi potrete fare magari domenica, sabato, quando avete un po' di pazienza, un po' di tempo. Questo è il pesto intanto, un po' di pesto che serve per invece i panzerotti. Il pesto genovese, signori. E vabbè, fa niente. Il pesto, non parlo da sola, vi ribadisco che la regia, ogni tanto in effetti, se faccio queste esclamazioni la gente può pensare che ogni tanto do i numeri, ma non è così. Pronto? Pronto?
Non è pronto, no, infatti. Pazienza. Intanto per il... ecco, questo che vedete è la tortiera pronta che abbiamo per il gratin di pasta con il prosciutto crudo. Mentre il pesto ci serve per i panzerotti che andranno proprio riempiti. Pronto? Con pesto e ricotta. Pronto, signora? Buonasera. Buonasera. Rossella. No, quello, sì. Alletta, quello pasta per pizza che ha fatto il cuoco. L'alletta, signora. Si figuri, signora. Le spieghiamo subito, vuole sapere con che cosa l'ha fatta, come l'ha fatta? E come l'ha fatta? Tutto il procedimento, se possibile. Come no, chef Luigi, possiamo rispondere alla nostra amica. Come si chiama lei, signora? Marita. Da dove? Da Catanzaro. Da Catanzaro, siamo in casa. Allora, chef, sì, spieghiamo pure alla nostra amica Marisa gli ingredienti e come ha preparato questo impasto. Un attimino, Rossella. Sì, un attimino solo, il tempo di concentrarsi sull'impasto perché... E ora... Con tutte le proporzioni di farina, di lievito, lievitatura e i tempi, insomma. La pizza, la sì, l'impasto della pizza, chef, vuole sapere. Allora, signora, bisogna fare mezzo chilo di farina, signora. Mezzo chilo? Sì. Sì. Poi? Allora, mezzo chilo di farina, poi un mezzo bicchiere d'olio. Un cubetto di lievito di birra, 7 grammi di sale. 7 grammi, signora? È più, 7 grammi. Più preciso di così? Sì, se ne fa un chilo naturalmente. Allora, faccia così. Un chilo di farina mette 15 grammi di sale. No, 14. 15 grammi di sale? Sì, e mezzo litro d'acqua. Con un chilo di farina mezzo litro di acqua? Sì, signora. Un cubetto di lievito di birra, un bicchiere d'olio e un bicchiere di vino bianco, signora. Un bicchiere di vino bianco? Sì. Quindi si fa l'impasto normale? Sì, signora. E poi quanto deve lievitare? Almeno 2 ore e mezza, signora, deve lievitare. Almeno 2 ore. Quindi lei mette anche il vino nella pasta? Sì, signora, un bicchiere, a un litro. Un bicchiere. Va benissimo, gentilissimo e augurissimi per la trasmissione, soprattutto alla presentatrice che è squisita. Grazie signora, grazie mille, molto buonasera, gentile, buonasera. Grazie, buonasera a lei. Squisita come i piatti che prepariamo ogni sera, l'aggettivo era azzeccato signora. E intanto stiamo preparando i panzerotti con pesto e ricotta. Mi piace, insomma, il pesto, ragazzi. La pasta sia come i mulinelli. A voi piace tutto? Bravi, così si fa. Non bisogna fare problemi in cucina. Sì, andiamo ad aggiungere un po' di pesto. Se non sbaglio, chef, mi corregga se sbaglio. Proprio il pesto siciliano prevede l'aggiunta della ricotta, è vero? In Sicilia? Sì, signori, signora, siciliani, sì, se sbaglio chiamatemi in diretta, correggetemi, rimproveratemi pure, così ci illuminerete in merito. Perché il pesto siciliano, che io sappia, ha anche la ricotta tra gli ingredienti, questo è quello genovese, il classico. Intanto siamo alla ricotta, lo chef sta lavorando la ricotta. Per i panzerotti. Che possono essere un antipasto, un contorno, vero chef? Anche un secondo volendo, se si abbonda. Pronto? Certamente. Pronto? Buonasera! Buonasera, io sto cominciando a cucinare le vostre ricette, Rossella. Bravo Tindaro, bravo! Mi sono invitato per la cucina, la dottoressa è fatta, ieri sera abbiamo bravo, abbiamo fatto le zeppole di San Giuseppe e poi la pasta con i ceci, Tindaro. Ora stiamo, sì, questi che vedi sono i panzerotti con ricotta e pesto. Bravo Tindaro, bravissimo. Ti ringrazio tanto per l'intervento, Tindaro. Ti auguro una buona serata. Grazie, ciao Tindaro.
Gentilissimo, intanto